uno dei dettagli che spesso viene sottovalutato o addirittura omesso in un plastico ferroviario è rappresentato dallo sfondo. Immaginatevi voi un ambiente naturale, senza fondale, senza sfondo, senza panorama, impossibile. Eppure molto spesso si vedono plastici anche belli che però non hanno lo sfondo, vuoi per comodità di trasporto, vuoi per pigrizia del modellista. Eppure è un elemento molto semplice da realizzare e anche relativamente economico. Generalmente si utilizzano dei pannelli, come in questo caso di un legno sottile chiamato MDF, che è anche molto economico ed ha la caratteristica di poter essere piegato. Piegato perché, se è possibile, sarebbe bene evitare che il fondale crei degli spigoli, ma che sia piuttosto, come vedete qua alle mie spalle, arrotondato. Questo perché dà un'illusione di spazio illimitato, non finito. Uno spigolo è per definizione qualcosa che delimita ben chiaramente uno spazio. Quindi se riuscite a realizzare una curva, ben venga, e il risultato sarà sicuramente, vedrete, molto interessante. Il pannello può essere poi dipinto, come in questo caso di un azzurro cielo, ed è la soluzione ovviamente più semplice. Potete poi applicarvi delle nuvole, che possono essere o dipinte a pennello, meglio se con aerografo, perché creano un effetto molto più realistico, oppure anche fotografate ed incollate, anche se personalmente la soluzione che preferisco è quella ad aerografo, forse la più complicata ma la più realistica. Oppure potete realizzare voi stessi un panorama. Oggi ci sono dei cellulari che permettono di realizzare delle panoramiche, quindi potete recarvi in una zona di vostro interesse, fare una panoramica, dopodiché questo tipo di file può essere stampato anche da un service che vi permette di avere una stampa di grandi dimensioni e ad alta risoluzione, grazie anche alla qualità che offrono i cellulari di oggi. Oppure potete realizzarla con una macchina fotografica, realizzando delle foto in sequenza di un panorama e poi con un programma di photo editing unire insieme, e anche in questo caso, realizzando un file unico, poi lo potete stampare. C'è anche un'altra soluzione: dopo che avete dipinto il fondale appunto di un azzurro cielo, potete stampare, e questo lo potete fare anche con una semplice stampante laser oggetto d'inchiostro che avete a casa, potete stampare la foto di un soggetto che avete voi stessi fotografato, può essere un edificio, può essere qualche particolare che vi interessa, che definisce l'ambiente del vostro plastico, può essere un bosco, lo stampate, dopodiché lo ritagliate con delle semplici forbici e lo incollate al fondale. Provate anche, se avete voglia, di vedere qual è la soluzione che più vi piace, di sfocare leggermente l'immagine che andate a stampare. Questo perché a volte in natura il fondale non è così ben chiaro e definito, la foschia rende lo sfondo un pochettino meno definito. Le soluzioni sono tante. Quello che vi consiglio è di provare, magari in un piccolo supporto da mettere dietro alla stazione, per vedere quella che è la soluzione che più vi piace. L'altezza stessa del fondale può variare da un 50 cm a un 70, di più potrebbe essere ingombrante e pesante. Comunque, quello che, ripeto, vi consiglio sempre quello di provare, quello che piace più a voi e quello che si addice meglio al vostro plastico. Quindi, se volete dare un aiuto al vostro ambiente modellistico, basterà semplicemente aggiungere questo piccolo particolare che darà
un grande impulso al realismo di tutto l'insieme. Provateci e fatemi sapere come vi siete trovati. Mi raccomando, commentate ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!